For some people is lifestyle. Per qualcuno è uno stile di vita, come per me e per il mio team. È anche un modo di pensare. Per altre persone è semplicemente uno sport o un hobby. Se lo prendi come uno sport, significa andare dal punto A al punto B nel modo più veloce e diretto possibile. È solo questo. Il parkour è un modo di allenarsi, un modo di vivere, è un modo per essere pronti a qualsiasi cosa. Non è solo questione di ostacoli fisici o di saltare, ma di essere pronti per la vita. In strada puoi solo provare a saltare i muri, ma poi c'è un altro muro. È qualcosa che serve a prepararsi alla vita. Non è il fatto di essere il migliore o di fare di più degli altri. È solo questione di prepararti per te stesso e fare quello che riesci a fare. Gli eroi dei cartoni animati come Spider-Man e altri che fanno dei movimenti molto simili al parkour. E quindi è nato questo progetto e questa collaborazione tra la Cartoon Club e il nostro gruppo di parkour, e abbiamo deciso di chiamare i ragazzi del gruppo Foschi e Shobu, che sono stati disponibilissimi a venire, e quindi è nato così. Mi è sempre piaciuto Batman, ma solo per i soldi che ha. Forse non è un buon esempio. Certo, a tutti piace Spider-Man oppure Dragon Ball. Quando ero bambino e lo vedevo mi dicevo: è un grande, voglio diventare qualcosa del genere. Oggi penso, ok, non sono un supereroe, ma voglio davvero arrivare al gradino successivo. Vedo la gente in strada che cammina normalmente, sale le scale normalmente, e io posso fare qualcosa di diverso.